Mio nome è Gianluca Franzoni, sono il fondatore e presidente della società di cioccolato Domori. Devo dire che è un'esperienza un po' difficile da portare avanti, perché il cacao deve essere una contaminazione leggera nei piatti, e questa sera è stato scelto soprattutto un menù a base di volatili. La serata è stata comunque grandiosa, dove abbiamo potuto spiegare un po' il nostro percorso di recupero delle piante di cacao, che è un percorso di recupero del gusto, cosa che uno dà per scontato nel cacao, perché nel nostro immaginario fin da bambini, in realtà, siccome non c'è stato mai un approccio qualitativo al cacao, perché non c'è lavoro in campo storicamente, e quindi il mondo del cioccolato è sempre stato un dolce, ma non il cacao nella sua integrità, quindi fava di cacao e zucchero, possiamo dire che quello è stato l'inizio della nostra storia, avventura alla ricerca delle piante pregiate, nel miglioramento delle fermentazioni e quindi nel mantenere intatto il potenziale delle piante, che sono tante, sono circa 13.000 nel mondo. Quindi noi siamo andati alla ricerca delle piante migliori, cosiddette fini. Questa sera, fra l'altro, abbiamo presentato una nuova linea del nostro cacao, dove abbiamo una piantagione in Venezuela, che abbiamo un recupero delle piante antiche cosiddette di cacao criollo, e abbiamo presentato queste varietà. Direi che la serata è stata comunque bella, piacevole, gli abbinamenti erano azzeccati, il cacao non era predominante, era un aiuto ai piatti che erano comunque intensi, da una bellissima quaglia con un fondo di cioccolato, a anche una bella appetizer iniziale di galanseola con cioccolato, che mi è piaciuto tanto, e quindi è stata una bella serata, e fra l'altro un servizio straordinario, devo dire, anche il servizio di sala. Mi è piaciuto lo chef, e ha dimostrato ancora una volta di avere mano e di avere una capacità di visionare, di prevedere i piatti, e quindi devo dire molto, molto piacevole. Anche gli abbinamenti dei vini sono stati belli. Ancora una volta abbiamo forse aperto una porta su un mondo che è quello del cacao, che è ancora sconosciuto, soprattutto nel suo abbinamento salato. Una nuova linea presentata delle nostre varietà di criollo, per far capire come lo zucchero abbia una componente importante, per capire subito fin dall'inizio i descrittori aromatici, tattili e gustativi, ma anche il 100 l'abbiamo voluto presentare, che è il nostro prodotto più venduto storicamente da 98, proprio perché è una prova del 9 per vedere come si lavora in campo, in fermentazione e in processo. Quindi è difficile fare un 100% che sia palatabile, ecco.